hanno superato le semifinali che si sono svolte venerdì 28 e sabato 29 giugno a degustazione, presentando ciascuno la propria versione del brodetto alla fanese. Hanno battuto i piatti degli altri partecipanti. Ora, i finalisti di Tutto fa brodetto sono Giuliana Paciotti, pensionata fanese, che ieri ha presentato un eccellente brodetto tradizionale, vincendo sul giovane Luca Antinori e la sua proposta creativa di zuppa di pesce. E Giovanni Troiano, di Manfredonia, da 20 anni a Fano, sono pronti a sfidarsi quindi sul palco del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce, in scena al Lido dal 4 al 7 luglio. Venerdì 5 luglio alle ore 21 quindi si terrà la finalissima della gara di cucina amatoriale promossa dalla kermesse più golosa della costa adriatica. Oltre al titolo, in palio anche un appetitoso premio. Il vincitore, infatti, si aggiudicherà la card del club degustazione, un buono di 100 euro da utilizzare dalla colazione al dopo cena per degustare una delle oltre 300 proposte di degustazione, l'area ristorazione del centro commerciale Fano Center. Sul palco, a valutare il gusto, l'armonia degli ingredienti e la presentazione dei loro piatti, una giuria di esperti, non solo di brodetto. Tra questi Michele La Ginestra, attore eclettico e conduttore televisivo del programma Dolci Tentazioni sul canale tematico di Alice TV e in passato giudice di Cuochi e Fiamme sulla 7, e Corrado Piccinetti, più conosciuto a casa nostra, direttore del laboratorio di biologia marina e pesca dell'Università di Bologna con la sede a Fano nella Sassonia.